Le nuvole lasciano campo aperto al Cervino, che si impone sul gioco di tutti e che mette timore tra gli swing dei campioni. Il Day 2 a 2000 metri è sempre più affascinante, dove qualcuno tenta il recupero, mentre altri sentono nelle gambe la fatica della montagna. Cambia tutta la classifica, alcuni campioni si nascondono come marmotte, altri astri nascenti tornano a brillare e a consegnare score di grande effetto. Stiamo parlando di Giacomo Fortini, amator della nazionale, che disegna lo score più basso del torneo. 60 di giornata per un meno 9 totale sui due giri che lo portano immediatamente in vetta della classifica Alps Tour prima della grande finale. Jack ci proverà, il suo gioco da lord inglese è maturo ed il tifo per gli italiani lo accompagnerà per tutte le ultime 18 buche. Ancora in alta classifica Stefano Pitoni, meno 6 lo score di molti colleghi, ma è un giocatore con 3 vittorie all'attivo e potrebbe stupire da un momento all'altro. Gli azzurri lasciano poco spazio agli stranieri in alta quota, anche se qualche nome noto è sempre in agguato come gli squali sul fondale. Lo spettacolo sarà imperdibile nell'ultimo round, ma occhio al meteo che sembra intenzionato a sparigliare le carte. Noi siamo qua, pronti a tutto, con quella voglia di Italia sul podio che a noi non manca mai. Swing your life!